con quali obiettivi parte Franco Accardo e la nuova stagione dell'ASP? Beh, gli obiettivi sono quelli di mantenere la categoria nella C. In D abbiamo un gruppo veramente di giovanissimi e avremo anche l'opportunità di far esordire anche qualche under 16 in Serie D. Speriamo di raggiungere l'obiettivo dello scorso anno, una salvezza tranquilla o addirittura playoff. Per questo inizio di preparazione hai deciso comunque di tenere tutti i giocatori sulle spine, possiamo dire così, senza indicargli la serie a cui parteciperanno. Sì, questo è un gruppo unico a cui bisogna aggiungere Stefano Maldera, che oggi è impegnato con il lavoro, e altri due o tre, che però si tratta di giovani, che stanno ancora in ferie. Passate una decina, 15 giorni, abbiamo tempo perché dovremo iniziare il 16 ottobre e definiremo le due formazioni. Insieme a me la D sarà curata da Sandro Sansolini, quindi abbiamo anche risolto il problema per quanto riguarda la partecipazione alle gare, perché è un allenatore di seconda categoria, quindi abbiamo superato anche questo di problema. Per quanto riguarda la formazione che parteciperà al campionato di Serie C, hai detto un po' alcuni giocatori che faranno parte della rosa, ci sono le carte in regola per mantenere la categoria, quindi ottenere questa salvezza, o sarà un campionato difficile? Credo che la salvezza la otterremo, però lottando, perché ci sono squadre, guarda, 3 o 4 hanno fatto la nostra stessa scelta, quella di rinunciare al campionato nazionale di B, perché secondo me o sei una società con uno sponsor che già ti ha permesso di fare a 2, a 1, se no i costi non si reggono. Quindi troveremo quelle squadre, e più c'è il solito Velletri, una squadra che per anni ha giocato in B1, in B, l'abbiamo incontrata spesso. Sarà dura, però ben vengano le sfide importanti. C'è stato l'addio di Catena, che ha preso un'altra via, diciamo, rispetto a quella dell'ASP, però potrebbe esserci una grande e importante novità in casa ASP, quella del ritorno di Patrizio Stefanini. Sì, guarda, ancora però Patrizio nemmeno all'oro l'ha confermato, ma sarebbe importante se Patrizio tornasse a vestire la maglietta, oltre al compito che ha di fare il direttore sportivo. Penso proprio di sì. Anche Stefano Maldera ha dato la sua disponibilità, pur lavorando a Roma.